in un prato cresceva soddisfatta una quercia orgogliosa. All'ombra del suo fogliame crescevano i funghi e ogni tanto si riposavano le persone. Una mattina la quercia sentì una vocina strana. «Se solo qualcuno mi potesse aiutare a crescere!» La quercia sorrise e dall'alto osservò chi potesse essere. E vide tre giovani rametti d'edera arrampicarsi ognuno dalla sua parte. «Tutto può crescere ed elevarsi verso l'alto, mentre noi siamo così deboli, se solo qualcuno ci potesse sostenere!» si lamentavano i rametti d'edera. «Provate a prendermi!» si offrì loro la quercia. E loro accettarono la sfida. E con le loro radici si attaccarono saldamente al forte albero di quercia. Visto che ci riuscirono, la quercia sorrise cordialmente. Dopo qualche anno la quercia vide come l'edera era cresciuta fino ai suoi rami. «Oh, ma sei cresciuta!» disse stupita la quercia. «Sì, e tu mi hai aiutato in questo!» rispose l'edera. La quercia sorrise e continuò a crescere per altri 2 anni. Una mattina la quercia impaurita pensò di essere malata. Qualcosa la stringeva, non la lasciava respirare. Alcuni rami erano appassiti e addirittura caduti. «Sei tu quello che mi stringe così?» disse all'edera, che nel frattempo era cresciuta molto. Ma l'edera rimase in silenzio e continuò a prosperare. Presto raggiunse la chioma dell'albero di quercia. La quercia si lamentava sempre di più. «Dammi almeno un po' d'aria! Ricordati come ti ho aiutato a crescere! Hai dimenticato tutto!» L'edera stava in silenzio e stringeva sempre di più l'albero. Oggi sul prato c'è un tronco morto di quercia. È sostenuto e retto, legato da migliaia di rami di edera intrecciati. Tante cose spesso ci possono costare la vita, in particolare nel caso di cattive abitudini. Un proverbio spagnolo dice: «Le cattive abitudini sono all'inizio una ragnatela ed infine la corda». Alcune di loro possono sembrare innocue, anche divertenti, proprio come le ragnatele, ma alla fine proprio loro ci possono rovinare tutta la vita e renderci schiavi. La prima sigaretta. A molte persone sembrava così interessante, così innocua. Proprio così innocua a qualcuno sembrava la prima bugia, il primo peculato, il primo piccolo furto, e così via. Fino a quando non ne paghiamo le conseguenze. Per questo non dobbiamo trascurare le piccole cose. Nella Bibbia c'è un libro intitolato Cantico dei Cantici, che racconta dell'amore tra uno sposo e una sposa. Qui vi è un interessante versetto che merita attenzione. Nel secondo cantico, 15° versetto, scrive: «Prendeteci le volpi, piccoline che guastano le vigne, perché le nostre vigne sono in fiore». Il vigneto qui rappresenta il nostro cuore. E tutto ciò è assolutamente confermato dalla sposa, che in un altro passo dice: «Mi hanno messo a guardia delle vigne, ma la mia vigna, la mia, non l'ho custodita». Il cuore è stato paragonato a un vigneto, probabilmente perché anche questo deve essere custodito e mantenuto, proprio come è necessario tutelare la vigna da vari effetti nocivi che sono paragonati qui alle volpi. Dio ci chiama ad essere custodi dei nostri vigneti, e il verso «rimuoviamo queste piccole volpi» significa in realtà fare un esame di coscienza. Spesso ai nostri occhi i tratti negativi del nostro carattere sembrano trascurabili, tuttavia la Bibbia ci chiama a non arrenderci a loro, perché sono in grado di distruggere non solo la qualità di questa vita terrestre, ma anche privarci dell'unione eterna con Dio. Quindi cerchiamo di proteggerci dalle piccole cose, soprattutto se accidentalmente ci portano al male.